ben ritrovati ancora amici di FantaWorld dopo il salotto di ieri, come sempre, marcatori di giornata tra top, scommesse e la fantafollia, quella la fantafollia. Allora, ciao Claudio, oggi Paolo non c'è, però daremo anche in questo salotto, ci siamo noi. Anche in questo video daremo i suoi nomi, perché anche Paolo ha scritto i suoi marcatori, quindi li diciamo anche in questo video. Allora, ben ritrovati, allora Claudio, tutto a posto? Sì, ben ritrovati. Sì, sono curioso di sentire questi marcatori e soprattutto le fantafollie, che sono sempre un po' particolari, ecco. Allora, nei commenti vi ricordiamo di scrivere anche qui la vostra fantafollia, vediamo se la riuscite a beccare stavolta. Sì. E vediamo. A proposito di marcatori, volevo proprio in questo momento far vedere una maglia. Una maglia di un grande marcatore, che ora vediamo, del passato, quella del Manchester United. Mm-hmm. La maglia del Manchester. Quindi chi è il grande marcatore? Il marcatore è uno che ha fatto una marea di gol nella sua carriera, Van Nistelrooy. Eccola qua, si vede bene. Eccola qua. L'attaccante sicuramente olandese del Manchester. Una maglia che merita tanto, ecco. Ma storica, perché la maglia del 2000-2003, se non sbaglio, comunque quelle annate inizi 2000 del Manchester, con il tessuto addirittura quello traspirante, il primo fight della Nike, che all'epoca era una cosa innovativa, adesso un po'... Beh, ci sta, perché comunque... Sì, ci sta questa cosa, tra virgolette, innovativa, che appunto ormai ha qualche anno, perché quando uno gioca, traspira, è importante. Questo. Esatto. Parliamo che il bello scudetto del Manchester. Esatto. Maglietta che hai preso come? Ecco, com'è che tu hai questa bella maglia? Ho preso questa maglia perché ce l'hanno inviata i nostri carissimi amici di Calcio 2022. Che faccio vedere adesso qui il sito web. Eccolo qui, non so se lo vedete. Sì. Sì. Ok. Che da questo sito potete ordinare qualsiasi maglietta, sia maglie di Serie A, come potete vedere, maglie dei campionati esteri, ma anche maglie del passato, maglie vintage come questa del Manchester. Insomma, c'è un assortimento veramente clamoroso e questo è il periodo del Black Friday. Anche qui su Calcio 2022 ci sono delle promozioni veramente interessanti, come potete vedere qua. Ordini superiori ai 59 euro, una maglia in omaggio. Ordini superiori ai 99 euro, due maglie gratuite, in questo caso con una spedizione gratuita. E ordini sopra i 159 euro, addirittura tre maglie gratuite, più la spedizione gratuita DHL. Maglie diciamo che è il periodo giusto per approfittare. Assolutamente, e fare anche regali in vista di Natale. È chiaro che in questo periodo regalate una maglia di queste, anche di quelle gratuite, quindi fate una bella figura. Maglie gratuite una bella figura, sì. Devono essere soltanto della stagione 21-22. Quindi la maglia gratuita non può essere quella vintage che ho fatto vedere del Manchester, ma deve essere una maglia di quest'anno, che sia della Serie A, della serie della Premier League, della Liga, non cambia niente. E cosa molto importante, la maglia gratuita dovete specificarla nei commenti, ovvero nelle osservazioni, appena si fa l'ordine. Quindi non dovete ordinarla nel carrello un'altra maglia, ma dovete specificare la maglia nel commento. Questa è una cosa molto importante, quindi fate l'ordine e nelle osservazioni, oltre al coupon FantaWorld 10% di sconto, anche la maglia gratuita con la taglia e eventuale nomi del giocatore, insomma, la scegliete lì direttamente, non aggiungete nel carrello. È personalizzabile come volete, ecco, come volete personalizzare, fate pure. E divertitevi, perché non ve ne pentirete, e fate acquisti, secondo me, sotto costo in questo periodo, regalate a qualche amico, fratello, cugini, insomma. Per Natale vanno più che bene. Allora, cominciamo con i marcatori. Io comincerei con i tuoi. Vediamo chi hai messo come top. Allora, come top metto 2B. 2B, la che doppia tra l'altro l'anno scorso a Fantacalcio li ricordo in maniera molto volentieri. Tra l'altro sono due giocatori che Berardi... mi piacciono molto anche a me, quindi approvo. Berardi e Belotti. Quindi Sassuolo Spezia, se non sbaglio, quindi partita comunque... Sassuolo-Cagliari, esatto, scusami, è partita molto aperta secondo me, quindi il Sassuolo può partire sicuramente in può colpire in contropiede secondo me, e Berardi, ecco, sugli spazi può essere sicuramente pericoloso. E poi Belotti nel posticipo appunto contro l'Udinese, che ha voglia di scattarsi, ecco, dopo l'inizio. Anzi, è già dalla fine dell'anno scorso, della passata stagione, che si è un po' fermato e quindi ha voglia di scattarsi. Secondo me questa può essere la partita giusta. E dopo le critiche in nazionale anche, che l'hanno... infatti. Non è stato decisamente al suo livello in nazionale, però... Pazienza, speriamo in un nuovo Belotti adesso.
soprattutto sì. Mentre... tanti fantallenatori lo aspettano. Mentre i marcatori di Paolo sono Pereira, lui, anche lui punta sul posticipo Torino-Udinese, però lui punta sul lato est degli ospiti, quindi Pereira vuole... Quindi due gol e l'abbiamo trovato. Esatto, 1-1, Belotti Pereira, e vi godete il posticipo. Pereira ovviamente spera nel rigore, chiaramente, e spera anche che venga posizionato appunto in questa nuova posizione di trequartista dietro Beto, che potrebbe anche favorirlo in chiave gol, non solo su rigore ma anche su azione. Il che non sarebbe assolutamente male per il vostro posticipo. E poi lui mette Muriel in Atalanta Spezia per aprire questa giornata di fantacalcio. Muriel che partirà, penso, dalla panchina. Comunque avete le formazioni ufficiali in ogni caso, perché la prima partita. Quindi lui sta dicendo, nonostante Muriel fa tanta panchina, voi dovete schierarlo. Tu sei d'accordo? Ma sono d'accordo, perché Muriel si schiera. Soprattutto in partita del genere che può veramente dal nulla colpire, accendere la fiamma, ci sta, nonostante l'inizio un po' così. E anche in questo caso i fantallenatori lo aspettano, dopo che l'anno scorso ha fatto veramente il delirio, come si suol dire. Speriamo, anche lui in 5 minuti solitamente fa qualcosa, ma speriamo che Gasperini gli dà almeno un quarto d'ora. In un quarto d'ora, secondo me, qualcosa la può combinare anche contro lo Spezia. E per adesso c'è Zapata on fire, quindi... Secondo me stai sentendo anche di questo. Assolutamente sì. Allora vado con i miei top invece e ti dico Abram in Genoa-Roma. Abram che si è sbloccato la scorsa giornata e che secondo me vuole puntare a fare il secondo gol consecutivo. Viene anche dal gol segnato in nazionale contro il San Marino. Secondo me può essere la svolta, nel senso questo gol può essere la svolta perché Mourinho ci ha sempre puntato. Il Genoa, il nuovo Genoa di Shevchenko, dovrebbe comunque mantenere gli stessi difensori, che non sono chissà quali difensori, quindi la Roma... A meno che appunto non gli cambia la mente. Lo auguro di così al Genoa, però quelli sono, nel senso, quindi la Roma in teoria dovrebbe fare, penso, almeno due gol in questa sfida, perché deve comunque provare a vincere, quindi... comunque il Genoa subisce. Sì, fiducia all'attaccante inglese in questo caso. E poi ti dico il nome di Kessié. Che sì, che in teoria dovrebbe essere un top di centrocampo, al momento però non sembra essere quello della passata stagione, però c'è da registrare che la sua avversaria, la Fiorentina, è priva di quasi mezza difesa, perché mancano Milenkovic, mancano Quarta, manca forse Nastasic anche, quindi dei difensori un po' improvvisati, messi lì, chissà, qualche fallo un po' così scellerato in area di rigore, che sì, dal nulla vi fa quel rigorino, vi fa quel rigorino che potrebbe, insomma, svoltarvi la giornata. Non lo escludo, perché Igor è venuto, in teoria dovrebbe essere la coppia di centrali, insomma, niente di che contro il Milan. Diciamo che i falli sono dietro l'angolo. Esatto, speriamo nel rigore, quindi in che sì in questo caso. Passiamo poi alle scommesse, vai con le tue scommesse. Allora, le mie scommesse sono, ecco, in questo caso sì, contro lo Spezia, parlo di Zappacosta, l'avevo confusa con la partita di prima per quanto riguarda Berardi. Anche lui, spazi che può trovare tranquillamente sulla sua fascia, Zappacosta, che tra l'altro, se non sbaglio, ha fatto un gol questa stagione. Un gol solo, sì, non ricordo. Comunque, lui ci ha abituato a fare più di un gol, questa è la partita giusta per timbrare il secondo, ecco. Mm-hmm. Comunque, se non segna, secondo me comunque il bonus è sicuramente dietro l'angolo per Zappacosta. Concordo. E poi altro giocatore, ecco, più scommessa secondo me, perché più che altro è bloccato mentalmente, più che altro il campionato, è Morata. Ah. Quindi big match, Lazio-Juve, e lui deve dimostrare deve dimostrare qualcosa. E i suoi gol devono essere pesanti, ecco, soprattutto in una partita del genere. E soprattutto i juventini, ecco, lo aspettano. Secondo me deve prendersi appunto l'attacco sulle spalle per vedere sfida... qualcosa. Anche lui in nazionale viene dal gol segnato in nazionale, gol decisivo per la qualificazione, quindi magari sarà galvanizzato anche da questo Morata. Esatto. Poi le scommesse di Paolo. Allora, ti faccio commentare Aramu e Rovella. Che ne pensi delle scommesse di Paolo? Aramu ormai è quasi una certezza. Praticamente un semi-top, quindi ci sta. Certo, col la Bologna. Sfida magari col Bologna ci sta. Comunque, la sfida aperta, un nome molto, molto interessante. Sì, lui su calci piazzati può sicuramente dire la sua. Anche qui si punta sui rigori, chiaramente. Che è un'arma molto importante in questo fantacalcio. Eh sì, io penso che i fantallenatori di Aramu saranno molto contenti. Ecco, non mi aspettavo il primo io
un inizio così promettente. Io l'ho preso negli scambi, se non ti ricordi male, se ti ricordi bene, ho preso. Sì, sì. Hai fatto benissimo. Esatto. Baccio, hai fatto benissimo. Esatto. E poi hai detto Rovella. È Rovella, sì. Beh, Rovella questa sì è più scommessina, giustamente. Più una fantafollia contro una la Roma. Però sì, più che scommessa essere... è fantafollia in effetti. Sì, Paolo dà molta fiducia perché Shevchenko lo vuole mettere, diciamo, come trequartista, si è vociferato. Ah, ecco. Quindi chissà, magari... Magari si galvanizza un po'. Gioca in una posizione bella avanzata e può regalare qualche più tre inaspettato. Comunque lui viene da tre assist, perché ha fatto tre assist in questa stagione. Sì, comunque... Tanti sei e mezzo ha portato. Voti positivi, manca il gol. Sì, l'effetto Shevchenko magari, chissà, contro la Roma che comunque subisce, perché subisce la Roma. Quindi sì. È più una fantasia, però ci può stare. Sì, mentre sì. Andiamo alle mie scommesse. Le tue scommesse. Allora, le mie scommesse ti posso dire che sono due attaccanti, uno del Sassuolo come te, ho messo Scamacca io, perché comunque vedo un Sassuolo che può vincere anche con 2-3 gol, contro il Cagliari, e quindi mi aspetto una buona prova dagli attaccanti. Scamacca, che è stato anche lui messo spesso in discussione, secondo me è la partita che può tornare a colpire, quindi non lo escludete, da terzo slot d'attacco può dire la sua. E poi Musa Barro in Bologna-Venezia, sfida salvezza sulla carta. Barro non segna credo da 2-3 giornate, se non sbaglio. Sì, aveva fatto una serie un bel, di un partite bel filotto, con gol. Sì, sì. Però comunque sempre con buone prestazioni, anche quando non ha segnato. Sì. Quindi stavolta, secondo me... Quindi abbiamo Barro e Aramo in questa sfida. Esatto, sì, tutti e due. Lanciateli, perché anche qui si vede una partita con gol, secondo me. Quindi possono timbrare. Arriviamo alla fantafollia. Ora ci divertiamo. Allora, cominciamo con quella la di Paolo. La fantafollia... Allora, vai con quella di Paolo. Va. Allora, la fantafollia di Paolo è Benassi, che era un... che è, diciamo, sparito questa stagione. Neanche l'avevo dimenticato. Infatti, dico... Hai fatto una faccia come a dire siamo rimasti al fantacalcio dell'anno scorso. Ma forse di più anni fa, perché ormai da... Io, l'anno scorso l'avevo preso come scommessina, ma mi ha deluso. Ah, quest'anno è completamente sparito. Comunque. Fiorentina-Milan sembra appunto una follia, però appunto per questo. Magari si sveglia, ecco. Viene lanciata, si sveglia. Beh, sì, una follia vera e propria. Sì, può giocare lui sia da terzino destro, però c'è Odriozola, ma può giocare anche da mezzala offensiva. Vediamo se troverà minutaggio. Comunque... Paolo avrà avuto i suoi motivi. Non riesco neanche a commentare. Avrà avuto i suoi motivi. Mi dispiace che non è qui in collegamento con noi, però. Vabbè, dico, poi ce li dirà in privato. Esatto. Ora magari segna e noi siamo quelli pazzi, chiaramente. Esatto. Allora, vediamo. Vabbè, non che la mia sia ragionevole. Ho messo Ranocchia. Sì, col Napoli. Col Napoli, dico, fra i difensori ho visto magari lui dovrebbe giocare. È in ballottaggio, perché manca De Frey, c'è lui in ballottaggio con altri giocatori. Sì, esatto, c'è lui in ballottaggio, così. Sì, si presenta col botto, ecco, partita bloccata 0-0 e la decide Ranocchia. Di testa. Sul calcio d'angolo. Ovviamente. Di testa. Come ha fatto D'Ambrosio, di testa, questi giocatori che giocano poco. Allora gli mettiamo Ranocchia. Meno credibile di D'Ambrosio, però vabbè, diamogli fiducia. Ok, mentre io vado con un difensore anch'io, che è un difensore che gioca nel Verona, che sta facendo benissimissimo, è Casale. Casale che sta facendo una stagione veramente importante, da quando c'è Tudor le gioca tutte, da quando c'è Tudor non ha portato bonus, però è sempre un giocatore dal 6,5 quasi fisso. È un punto fermo, può giocare sia da centrale difensivo ma anche da esterno di centrocampo, a volte al posto di Faraoni, al posto di Lazovic, che è in dubbio, tra l'altro. Questo è un nome interessante in chiave mercato di gennaio. In chiave riparazione è un nome molto molto interessante, tra i difensori liberi è uno di quelli che veramente mi piace di più. Gli manca il gol, chissà, contro l'Empoli, che comunque concede nella fascia sinistra, può essere un nome bello di bella scommessa, secondo me. Bene. E comunque mi piacciono questi nomi. È al mantra DDDC, quindi anche in chiave mantra per la serie di riparazione è uno da segnarsi bello evidente. Va benissimo, allora abbiamo fatto la nostra scorpacciata di nomi. Vi rimandiamo a domani, dove dovete scrivere l'informazione. Esatto, non vi scordate questa cosa importantissima. Vi ricordiamo appunto di commentare anche sotto il video con le vostre fantafollie. Così vediamo un po'. Ci divertiamo. Sì, top scommesse, esatto. Sì, un po' quello che volete. Potete fare anche un po' come abbiamo fatto noi, ecco. Quindi mettete top scommesse, fantafollia, eccetera, eccetera. Ci vediamo in un prossimo video. Allora, buona giornata di Fantacalcio. Come sempre, un saluto da Fantaworld. Da Fantaworld.